Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in un nuovo video, io sono Maggie. Oggi siamo di nuovo nella mia location dopo tantissimo tempo, perché questa è stata la, diciamo, seconda o terza location che ho portato. E vorrei parlarvi un pochettino di... E per me tra qualche ora, che praticamente mancano poche ore a mezzanotte, però io sicuramente dormirò. E il video uscirà tipo domani mattina o domani in tardo pomeriggio, non lo so. Comunque se lo state vedendo vuol dire che già è uscito il video. E rispondo un pochettino di domande che mi sono state fatte un po' su Instagram in direct. Non quelle che risponderò al video con Francesco, ovviamente, perché questo è un pochettino il ripercorrere anche i nostri primi momenti e per farvi sapere ciò che è successo dai primi momenti. Perché secondo me è una cosa un po' carina festeggiare un po' così, perché non ci possiamo vedere perché purtroppo lui è ammalato e io sono al lavoro. Quindi va bene. Io il 26 di settembre mi sono resa conto che c'era già una persona che mi veniva dietro, ma non era lui. Cioè, non era Francesco, no. Era un'altra persona. E in pratica ha fatto questa giornata, queste quattro, se non mi sbaglio erano 4 ore, se non mi sbaglio, roba del genere. Che abbiamo fatto attività, abbiamo fatto dei colloqui individuali. Io se vi devo dire che ho notato Francesco, io non ho notato Francesco, non ho notato in verità il primo giorno forse nessuno. Cioè, no, a parte aver stretto amicizia con Veronica, Nadia e qualcun altro, il primo giorno sinceramente no. Poi. Quindi quello è il 26. La prima amicizia che ho stretto sono state quelle, però questo non è quello, il mio percorso di teatro, questo è il percorso di me e Francesco. Vi spiego anche come ci siamo conosciuti, come siamo arrivati a parlarci per la prima volta. Grazie all'altro Francesco, quello che io chiamo sempre nipotino, perché in pratica tramite lui ci siamo conosciuti. Il giovedì 4, comunque il calendario di ottobre, se mi sbaglio era 4, il primo giovedì, non mi ricordo bene. Partiamo bene, comunque sì, doveva essere 4. Ci mettono a fare degli esercizi insieme. E il mio nipotino aveva, cioè, ha problemi alla schiena, infatti nel fare gli esercizi ha iniziato a farmi far male la schiena e tutto il resto. Appresso, faccio, non sono nessuno, però se vuoi ti faccio un massaggio, perlomeno un po' si allevia il dolore. Se un nervo accavallato, perlomeno te lo riesco a sciogliere, perché quello lo so fare. E il minimo lo so fare. Gli faccio il massaggio, in pratica il venerdì dovevamo fare un'attività che è il job coaching. Ecco perché vi stavo parlando di giovedì. Che non ci azzecca niente con Francesco, con il mio Francesco. In pratica, come stavo dicendo, il venerdì avevamo il job coaching e ero indecisa se scrivere il mio nipotino sopra il foglio del job coaching perché dovevamo scrivere i nomi di tutte le persone con cui avevamo stretto amicizia. E non sapevo se scriverlo oppure no, perché è vero che gli avevo fatto i massaggi, che ci eravamo parlati più o meno 4-5 volte puntate, però non sapevo se scriverlo sul foglio oppure no. Quindi vado a chiedere a Francesco se lo potevo scrivere, lui mi dice sì, puoi scrivermi. Quindi visto che non mi sembrava tanto corretto, ho detto sai che c'è, cerco di chiacchierarci pure un po'. Quindi le sta anche una scusa di dire vabbè ci ho scritto, quindi un pochettino dobbiamo stringere amicizia, dobbiamo far vedere che ci parliamo. Perché se vedono che ti ho scritto e non ci diciamo neanche ciao, cioè che cacchio ci siamo scritti a fare? Quella è stata la mia idea principale. Dopodiché in pratica nel parlare con lui e il gruppetto con cui stava, ho detto, però, un bel gruppetto, molto carino e coccoloso, al posto di stare al bar, ogni tanto, al posto di andare al bar, sto qui con loro. E in pratica, ho iniziato praticamente a stare un po' più con loro, perché me l'ho già da quel venerdì, e la domenica abbiamo parlato praticamente maggiormente soltanto io e il mio fidanzato, che all'epoca ancora non stavamo insieme, sul gruppo di teatro, che praticamente stavamo iniziando a parlare di cose che c'erano successe, di un botto di cose. Visto che stavamo iniziando a mandare troppi messaggi, ho detto, sai che c'è? Andiamo in privato. Siamo passati in privato, gli ho detto anche di una situazione che stavo vivendo in quel momento, che avevo discusso con una persona, e lui praticamente in tutto quello che gli avevo detto tra il gruppo e lì in privato, mi scrive, non mi ricordo l'ordine preciso della frase, però non smettere mai di fare dolci, cioè non smettere mai di sorridere e di fare dolci, roba del genere, una cosa del genere, così mi suona leggermente meglio. Però non mi ricordo, scrivo una cosa del genere.
E il lunedì vado dall'unico ragazzo con cui avevo stretto amicizia e gli chiedo se sapeva se c'era qualcuno che mi venisse dietro. E lui mi dice: no, che io sappia, non c'è nessuno, però ti farò sapere. E fatto tu, però mi aveva chiesto chi avevo sospetti, e ho detto: su uno ho la certezza, su un altro sono in dubbio. Quindi è sulla persona che sono in dubbio che vorrei sapere. E ci eravamo accordati che mi doveva far sapere se era un sì oppure un no. Però non mi ha mai fatto sapere lui. Praticamente se ne è accorto nel momento in cui abbiamo fatto sapere tutti quanti che stavamo insieme. Quindi dal lunedì fino al giovedì l'unica cosa che è successa è stata quella che il giovedì io mi sono appoggiata a lui un paio di volte e lui ha preso il braccio e me l'ha spostato da qui e ha messo la mano qui. E è successo un paio di volte giovedì in pratica questa cosa. Venerdì invece cosa è successo? Praticamente sono stata praticamente tutto il tempo, tutte le pause con il gruppo del mio fidanzato che all'epoca ancora non... cioè... sì, in realtà sì. Venerdì sì, si stava già, diciamo insieme. Non in quel momento, però sì, si stava più o meno insieme. Nel senso... Capirete, ma adesso nel frattempo che spiego, capirete il perché non si stava ancora insieme. Quindi giovedì sì, si stava più insieme, io mi sono appoggiata un po' più a lui. Quando siamo usciti dal corso, al posto di tornare io a casa, come al solito, ho detto: sai che c'è? Ti accompagno alla fermata dell'autobus. Quindi siamo stati tutto il tempo mano per la mano e qualcuno ha iniziato a dire: io lo sapevo che stavate insieme, lo sapevo che stavate insieme, quando non era vero, perché non lo sapeva nessuno. E vi farò capire anche perché non lo sapeva nessuno, cioè nel senso, le persone con cui uscivamo tutti tantissimi giorni, con cui stavamo più spesso, non si avevano neanche resi conto che c'era qualcosa che non andava tra di noi, che cioè ci stavamo mettendo insieme, perché cioè, si era organizzato di uscire sabato verso le 3:30, roba del genere, e più o meno verso le 12 mi contatta Francesco e mi dice che non può venire. Io le tipo, dico, perché non puoi venire? E gli chiedo dove sta, non mi vuole dire dove sta, poi alla fine me lo faccio dire, prendo e lo raggiungo. Questo più o meno verso le 2, più o meno lo riesco a raggiungere, 2, 2 e mezzo lo riesco a raggiungere. E lì ho conosciuto la madre. Capitolo a parte. Perché, vabbè, non è successo nulla, però sono sempre stata del tipo, i genitori dei suoi, sì, vabbè, lasciamo perdere. Però... in verità sono due persone veramente molto gentili, cordiali. Non pensavo, sinceramente, veramente non pensavo. Pensavo molto, molto di peggio, però. Forse perché ho sentito troppe storie sui suoceri e quindi... salve. Però no, sono due persone veramente molto squisite. Però, capitolo a parte. Perché quel giorno, in pratica, ho conosciuto la madre di Francesco e sapeva che ero la fidanzata. Beh, perfetto. Comunque, il sabato appena... abbiamo raggiunto gli altri amici, stavamo mano nella mano e uno, perché ovviamente abbiamo raggiunto un amico e poi ci ha portato dagli altri, perché l'unico che in quel momento veniva dove ci poteva raggiungere con la macchina, ci ha raggiunto con la macchina e poi siamo andati dall'altra persona che era un po' più lontanuccia. E quando siamo arrivati mano nella mano, ci ha detto: ma non c'è nulla che mi dovete dire? E io: perché? Cosa c'è da dire? Cioè, non si vede che si sta insieme, cioè, no? A parte che un'ora prima più o meno ci avevamo dato il primo bacio di Francesco, quindi neanche a dire chissà che cosa avevamo fatto. Cioè, c'era una che diceva che stavamo insieme già da 2 o 3 giorni, i ragazzi con cui stavamo praticamente sempre insieme non sapevano neanche che stavamo insieme, quindi bene. Quando siamo arrivati al corso il lunedì, avevo praticamente quasi ufficializzato la cosa, e... e tutti: no, ma è impossibile, stanno insieme. Qualcuno a dire sì, ma non si sospettava. Altro a dire: cavolo, ma ci stava provando con un'altra persona lei. Perché non hanno capito che non ci stavo provando con quell'altra persona, però va bene. Capitolo a parte, vecchio. Capitolo a parte, non essere sempre lo burro, che non spiegare ogni minima cosa, però purtroppo sono me che quindi devo mettere i puntini sulle i ovunque. Scusate il mio essere logorroica, passiamo oltre. Dopo neanche una settimana, più o meno, arriva lui e mi dice: ti amo. Cioè, ci sono rimasta del tipo: che cacchio, cioè, è passata soltanto una settimana? Mi aspettai tipo un mese, 2 mesi? No, subito, tatà, fritto, cotto e mangiato, no, no. E del tipo mi sono un po' allontanata e se ne è reso conto.
Fino a quando non siamo arrivati a parlare io che mi ero allontanata del perché mi stavo allontanando e stavo anche pensando di lasciarlo nel momento in cui mi sono iniziata ad allontanare. Nel parlargli siamo arrivati a una conclusione di aspettare e di vedere come andavano le cose. E comunque sia, lui sapeva che io non provavo la stessa cosa che provava lui. Ecco, strano ma vero, per la prima volta non provavo qualcosa come... Cioè, di solito sono io quella che parte in quarta, esplode di sentimenti e tutto il resto. Può sembrare strano perché chi mi conosce non penso che, cioè, chi mi conosce stretto 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 si sa che sono quella persona che boom subito parte in quinta. Però questa volta no. Cioè, ti voglio più di bene ma non ti amo, ecco. È quel gioco del non so ancora. Quindi per una settimana sono stata tipo bene. Rifletto. Sì, mi insieme ma rifletto, va bene. E per lui era d'accordo, quindi si stava in questa bellissima situazione. Dopodiché ho detto a mia madre che si stava insieme il 25 di ottobre, una roba del genere. Comunque appena è salita gli l'ho detto. Gli l'ho presentato, che poi mamma già lo sapeva che mi stavo frequentando, cioè che mi stavo barra frequentando, uscendo con qualcuno, perché da che non uscivo mai a mamma sto praticamente tutti i giorni con gli amici, ha detto c'è qualcosa che non va. Ecco, se ne era resa conto anche lei. E in pratica gli ho presentato Francesco e quindi ho saputo anche lei di Francesco. Dopo di questo abbiamo fatto lo spettacolo il giorno dopo, cioè il giorno prima ho conosciuto mia madre, il giorno dopo abbiamo fatto lo spettacolo. E se devo assumere tutta questa vicenda, cioè tutto il mese in pochissimo, veramente tanti, cioè non dico tanti traguardi, però dico cavolo, ho pensato due volte di lasciarlo, però non l'ho fatto, non l'ho fatto, non, no, cioè non mi do per vinta perché, cioè, vedo che siamo fatti l'uno per l'altro, perlomeno giorno per giorno è quello che sto notando. Siamo uguali ma allo stesso tempo molto, cioè, molto diversi. Cioè, simili ma allo stesso tempo molto diversi. È difficile da spiegarlo. Cioè, se devo dire chi è l'intelligente della coppia, dico che è lui. Perché lui è la parte nerd della coppia. Ecco, lui è quello un po' più fissato sulle cosine, io un po' meno. Ecco, forse stavo aspettando lui, stavo cercando lui, non lo so. Sinceramente non lo so. Perché poi ci siamo messi insieme così velocemente che qualcuno ha anche detto: ah, però voi non vi siete frequentati. Sì, non ci siamo frequentati perché stavamo lì 6 ore al giorno. In più, tra messaggi, chiamate, no, chiamate no, però tra messaggi e quant'altro, cioè, vuoi una frequentazione più di questa? No. Cioè, in pratica ci siamo frequentati senza frequentarci, senza dire: ehi, ci stiamo frequentando, in pratica. Quindi anche per questo ci siamo messi subito, subito insieme. E questo è il secondo mesiversario. Come avete visto, chi mi ha mandato le domande, o chi ci ha mandato le domande, non ho risposto alle domande perché ci sarà un video con Francesco. Quindi ho convinto Francesco ad entrare in un video da solo, non in un vlog, perché nei vlog sì, ok, si poteva fare, era quello che metteva la musica ogni 2 secondi per dire ehi, non vloggare, ehi, togli questo telefono, toglilo. Almeno penso che quello era il messaggio, almeno penso, non lo so. E questa volta se faremo il video, non penso che gli farò tenere il telefono. Cioè, lo metterò più lontano possibile, perché sennò no, no, non mi... E quindi questo era il video del come ci siamo conosciuti. Per altre domande, se volete farci qualche domanda, scrivetele qui sotto nei commenti e noi risponderemo appena registreremo il video. Quindi no, ancora non l'abbiamo registrato, dovevamo un bel po' di tempo fa, però poi non è stato possibile, solo per questo. E ci siamo ripromessi che la prima volta che ci riusciamo a vedere, registreremo il video. Quindi sì, si registra il video. E auguri Fra, ti amo tanto. E questo è il video per noi. Ecco, volevo fare anche qui un piccolo video per dire ehi, ehi. Visto che tutte le persone importanti, tutte le cose importanti per me sono qui sul mio canale, ci devi essere anche tu. Sì, sia in un video del genere e sia in un video fisicamente a rispondere a me a delle domande o altro. Quindi sì, dato che sei importante per me,
Cioè, devi entrare a far parte di 1365 gradi, che è anche quella che ogni tanto prende il telefono e registra. Quindi sì, è anche questo una parte di me. Visto che anche questa è una parte di me, sì, si è pregato di fare questa cosa. E non stiamo sempre a rimandarla. Sì, si fa la prossima volta, arriva quella prossima volta e succede tutto e di più e non si fa. No, si deve fare punto e basta. Punto. Che abbiamo un'ora, che abbiamo 10 minuti. Si deve fare punto. Senza. Ma si deve fare altro, ma dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo. No. No. Piuttosto rinuncio a Teen Wolf. Rinuncio. Giuro. Anzi, te lo prometto. Se non si registra, non si vede più Teen Wolf. Però se non si vede più Teen Wolf, non ci vediamo. Va bene? No, in realtà sto scherzando. In realtà sto scherzando, no, perché comunque è un'attività che comunque sia mi piace fare. Vedere Teen Wolf con te mi piace. Quindi no. No, si continuerà a vedere. Ce l'ho detto un miliardo di volte che non lo voglio vedere, però sì, si vedrà. Lo continueremo a vedere perché siamo arrivati alla quarta stagione, se non mi sbaglio, e lo dobbiamo finire. Fino a quando non si finisce, si continua a vedere. Però dobbiamo ritagliare un po' di spazio per fare anche video. Perché questo è anche un qualcosa che mi piace fare, mi piace parlare, essere logorroica. Ecco perché molto spesso io sto in silenzio perché non so che dire cosa fare, ma qui so che cosa fare. Ecco, visto che qui è l'unico spazio dove le persone possono vedermi logorroica, voglio essere logorroica. Perché lo sai che sono logorroica e lo sai benissimo. Quindi niente. Io vi lascio al prossimo video. Tantissimi auguri a me e a Francesco, come ho già detto. E ciao!